quando c'è la luna piena è una delle soddisfazioni più belle che provo nella vita, andare per tartufi, specialmente da novembre in poi, quando c'è quella bella brina che cammini lì da solo con il cane sotto la luna piena. Perché il tartufo è uno di quei prodotti pregiati, pregiatissimi, ma o si ama o si odia. Guarda che non c'è una via di mezzo. Per noi la settimana di San Martino, quindi inizio novembre, fino a fine novembre è sempre stato il momento di raccolta più importante. Se piove a maggio, giugno e luglio, la tartufa esce a novembre. Poi altri dicevano, se piove per il palio il 2 luglio, siamo tranquilli, c'è tartufi tutto l'anno. È il mistero di sottoterra. Il valore aggiunto non è tanto soltanto il tartufo. Camminare in questi luoghi, vedere certi posti. Io quando trovo un tartufo, nonostante l'età, nonostante che ne ho cavati tanti, però mi si rizzano sempre i peli dei bracci. Il discorso è sempre la scoperta di quello che c'è, come un cavatore di oro, che è la ricerca di oro. Se torno a casa senza aver trovato il tartufo, mi sono soddisfatto lo stesso. Mi sono drasato da parte di mia madre e sono drasato trifurato. Invece mio padre voleva andare in controllo. Che allora non è che andasse per trifure. Che lì mi aveva una stupidaggine. Andare per San Cana in Serrive. Invece mi piaceva. C'era un vecchietto, passava da casa mia e mi diceva: vieni fallino, vieni e fammi compagnia, sa sul vecchio, potrei cascarmi, potrei far male, vieni con me. Ecco, questo è stato come mettere l'olio nel lume, mi ha fatto diventare un tartufaio, mi ha fatto pigliare la febbre del tartufaio. Diciamo che la tua vita autunnale e invernale diventa un po' più riservata. Devi diventare un po' più selvoi, devi essere un po' più segreto nei tuoi movimenti, nel tuo muoverti, e imparare queste cose, parlare sempre poco o comunque meno su cosa hai trovato, dove hai trovato. Alba. Dopo Ave Maria e mosche per la via. Perché l'Ave Maria è il segnale che sta arrivando la notte. È un segnale sacro ed è un segnale per tutta la popolazione. Legare l'Ave Maria all'azione notturna delle masche ha la sua logica. Per tutta la suitura che fa il bordello. Tutta forma che arriva da parlare, qui sulla testa paraia e quando che io mi ho messo due soldi e i cavalli di sol. Mio nonno mi diceva non andare là perché là c'è la mala cosa. Ma io diceva che cosa è la mala cosa? È una cosa brutta. Guarda lì, lì, e là, e là. Noi tartufai siamo molto maliziosi. Se vediamo una persona, un tartufaio, due volte nello stesso posto, dobbiamo andare subito a vedere che cosa ci fa, che cosa ci trova. Quelli che andavano per tartufi erano tutti muti, non dicevano niente di niente, né dove li trovavano né quando li trovavano, lo dicevano l'anno dopo. Perché non sentiremo mai un tartufaio dire oggi mi è andata bene e ne ho trovati tanti, oggi ma neanche uno non si buca, sempre così. Per me il tartufo è musica, è un prodotto della natura e nella natura abbiamo la possibilità di riscontrare dei ritmi particolari.
è una cosa magica, anche perché tu magari passi, non trovi niente, hai passi dopo mezz'ora e il cane scava e c'è, il tartufo c'è. Qua siamo al lago Laceno, è una zona carsica, ha una forma tipo cratere, probabilmente è venuto fuori dalle eruzioni vulcaniche milioni di anni fa. Dal vulcano praticamente può far uscire il magma, poi si raffredda, viene fuori, che ne so, i diamanti. Qua è venuto fuori il tartufo. E poi questo carattere sensuale di questo oggetto che deve essere toccato delicatamente, delicatamente, le donne si toccano delicatamente, e poi si annusano, e poi si sentono, e poi si annusa, piano piano. Ma potrebbe... Cari fanciulli, grate la tripla, grate la tripla. Quando ti trovi su una tartufaia che credi essere solo tua, scoperta da te, insomma, frequentata solo da te, e capisci che qualcuno l'ha ha tolto di tartufi o l'ha trovata, è una sconfitta. Le piante colpite dal fulmine fanno i tartufi. Dove cade la grandine aumenta la produzione. Quando il mese di agosto fanno delle gallafredde, che sarebbe quelle piovute che la terra è secca, un paio di volte il mese d'agosto e una magari anche a luglio, il tartufo è assicurato. Di solito non ci si va quando è gallafredda a tartufi, però se uno rischia bisogna portarsi il vino, pulire subito il naso, perché il vino il cane sfrocia, pulisce e butta via tutto. Più l'uomo, perché è molto meglio prima del cibo, più l'uomo il cane. Ora prende me sana per sua. Perché è una compagnia, no? Non dovevo neanche parlargli, io chiudevo gli occhi perché tanto ero al buio, lei trovava il tartufo, mi veniva a chiamare, mi toccava con il muso sullo stinco e mi diceva va la pie, e lei andava a prendere il tartufo. Ma lui ti risponde con lo sguardo, ti guarda con lo sguardo, a volte quando cerchi il cane dice su dai trova, quello gira, poi si ferma, dice ma che vuoi, non ce n'è, ti guarda in faccia, hai capito che non ce n'è, inutile che tu lo accarezzi, lo fai, dice ma non ce n'è. C'era gente che usava il bastone, no? Battendo il bastone sul terreno, tu senti il rumore del vuoto, no? Proprio, se qui senti, vedi, sei vuoto. E da piccolo il cane ce l'avevo, andavo con la frasca per rubare qualche tartufo a mio zio che andava a tartufi. Quando è verso dopo Natale, gennaio, anche dopo fatta la neve, ci sono quelle belle giornate di sole, c'è una mosca con un marroncino che si posa sul tartufo che è già in odore. Con la frasca passi sopra a quattro dita dalla terra, dove salza la mosca, lì c'è il tartufo sicuro. La mosca si posa sopra il tartufo perché con quell'odore e il sole lei è in habitat. Si può andare pure col maiale, come anni addietro. Il maiale lo sente un palmo prima di arrivare sul tartufo, fa un solchetto e poi puntava e scavava. Tu qua devi stare pronto, quando lo prendeva gli mettevi tipo un bastoncino tra i denti per farglielo lasciare. Lasciava il tartufo, tu lo prendevi, gli davi quel bacchetto di Ian, te ne riannavi e andavi sull'altra tartufaia. Nel camminare, se c'è un campo magnetico, in questo caso del tartufo, il ferretto si sposta verso il tartufo, mi dà la direzione e quando sono proprio sopra il tartufo stesso mi si incrocia e si ferma lì dicendomi ci sei. Dicevano i vecchi che la notte dei santi non bisogna andare per tartufi perché i morti picchiavano. E infatti mio nonno, andando per tartufi la notte dei santi, dietro il cimitero di Cornegliano ha messo il bastone piantato per terra, il bastone gli ha battuto sulla testa, lui si è spaventato, ha lasciato il tartufo e è andato via. Il tartufo è un qualcosa di magico, no? Quando pensi al tartufo uno dice dov'è che vado a prenderlo? Non c'è. Però di fatto il tartufo dove nasce?
Boh, nessuno lo sa, o quantomeno pochi lo sanno, perché è tenuto segreto, sembra tutta una cosa, una cospirazione.